Marco Bolesan ad Alghero per un incontro a cui parteciperà il candidato sindaco Francesco Marinaro, ma poi sabato anche come coach della nazionale sarda Maria Pia. Beh sì, onestamente devo dire che mi interessa più come sabato, però Marinaro, lui e i suoi fratelli sono stati estremamente importanti per quei tre anni di vita che ho fatto qua con loro, e sono personaggi significativi. Direi che Pupo ha tutto meno che un pupo, ormai è diventato un ometto, anche un po' esagerato, però è un piacere stare con loro, vederle, parlargli, e poi anche se è possibile essere d'aiuto in questa spinta politica, la cosa non mi dispiace affatto. Passiamo al campo da rugby, quello che ci è più congeniale. Sabato, prima assoluta per una squadra interamente composta da rugbisti sardi. Beh, questo è importante anche perché la Sardegna ha sempre dato elementi di valore, e però chiaramente questi elementi erano un po' sparsi in tutta l'Italia e in tutta la parte, tranne che in Sardegna. Se la Sardegna avesse un momento, una minima di organizzazione, e i sardi insieme ovviamente agli algheresi rimanessero qua, potrebbe fare sicuramente una squadra di buon livello, addirittura anche di A, con una buona determinazione. Di fatto sabato una nazionale sarda con Alghero locomotiva trainante. Ah, direi è bello e significativo, e anche di stimolo verso degli obiettivi, come già ho anticipato prima, che possano esserci. E questo, se hanno il desiderio di fare queste partite, credo, e ho già sentito, che c'è anche veramente il desiderio di lavorare per la Sardegna rugbistica. Quando le hanno proposto di sedere in panchina con Luca Nurra per guidare la nazionale sarda, cosa ha pensato? Il primo sentimento? Beh, sicuramente un sentimento di affetto. Io sono molto legato a questa città, a questi sardi un po' particolari, e chiaramente la cosa mi potrebbe assolutamente entusiasmare. Chiaramente questo deve avere tutta una serie di altre prerogative che sono fondamentali. Momento di relax familiare per Luca Nurra, sabato invece si fa sul serio. Sabato si va sul serio, appuntamento importantissimo per tutto il movimento rugbistico sardo, con, l'ho già detto tante volte, mi ripeto, la prima in assoluto della nazionale sarda di rugby, alle 18.30 a Maria Pia. Per la prima volta una selezione interamente sarda, una squadra, non un singolo, rappresenterà l'isola in un incontro internazionale. È vero, si mettono da parte antichi campanilismi e tutti uniti sotto la stessa bandiera, quella dei Quattro Mori, a rappresentare la Sardegna, tutto il movimento rugbistico sardo ad Alghero. Campanilismi a parte però, Alghero, locomotiva trainante. Alghero perché vanta una relazione decennale ormai nel mondo del rugby con la Catalogna, Alghero perché l'amatore rugby Alghero è stata chiamata da parte degli amici catalani ad organizzare questo evento, per cui Alghero per questo motivo qua. E con Luca Nurra in panchina, un totem del rugby italiano, Marco Bolesan. Marco Bolesan, veramente un totem, hai detto le parole esatte, un totem del rugby italiano. Io anni fa sono stato allenato da lui, oggi ho davvero il piacere di condividere questa esperienza con un personaggio del calibro di Marco Bolesan. E allora diamo appuntamento a tutti gli appassionati di rugby e non solo per sabato alle 18.30, campo di Maria Pia tra la Nazionale Sarda e il Rugby Barcellona. L'uomo della vela italiana ad Alghero, Cino Ricci, per un convegno, per intervenire su un convegno per lo sport. Ecco, la vela ad Alghero sta prendendo piede a manifestazioni negli ultimi anni, ma il golfo di questa città della Riviera del Corallo si presta per delle manifestazioni internazionali, cosa ne pensa? Assolutamente sì, tra l'altro io conosco Alghero da moltissimo tempo, qui ci ho fatto tante regate, anzi le ho fatte fare perché con le mie barche facevo il giro di Sardegna. Alghero è sempre stato, diciamo, un posto dove abbiamo fatto dei magnifici percorsi e delle bellissime regate. Gli algheresi, tra l'altro, è da sempre che vanno in barca, non è che la scopriamo oggi scopriamo la vela del divertimento,
Malghero è stato un posto dove la vela si è fatta per lavoro, per pescare e per trasportare. Lei è stato un grande campione e poi si è trasferito nella telecronaca, dietro le quinte, le telecronache. Chi non ricorda le notti passate, io tra questi, a seguire insomma le gesta di Luna Rossa. Ma è più difficile essere sul pozzetto di Azzurra o appunto soffrire da là? Che cosa succede in quei momenti? Ma no, io quando sono passato dietro e ho fatto la televisione mi sono divertito molto, perché finalmente ho visto le regate, perché quando tu sei coinvolto non è che apprezzi più di tanto, sei coinvolto, devi fare la regata, devi vincere e vuoi vincere, per cui il resto non ti interessa. Quando invece la vedi da dietro con la televisione, perché sei tu il protagonista che porta, diciamo, le immagini nelle case di tutti, ecco, ti diverti probabilmente di più. Perché? Perché apprezzi quello che stai descrivendo. E io le regate non le avevo mai viste dal di fuori, e così ho potuto divertirmi comunque anche se ho fatto quello che stai facendo tu adesso. Lei segue molto i giovani, ci sono dei velisti in erba che saranno dei futuri campioni come lei? Sì, i ragazzi bisogna prenderli da piccoli, bisogna che comincino a 5, 6, 7 anni, perché la passione può venire soltanto in quel momento lì. Io quando ho cominciato ero molto piccolo, avevo 6-7 anni. Sulla schiena. Ed è quello. Faccio un'incursione direttamente dal rugby. Che mi ha portato, diciamo, a fare poi la vela, perché la passione ce l'avevo. Anche se ho smesso e ho fatto altre cose, è tornata. Per cui i ragazzini bisogna portare in barca, non i giovani già grandi. E grazie per la passione che trasmette, allora, anche chi l'ascolta. Grazie a te, arrivederci a tutti.